Ma cosa succede in questa zona? Succedono cose veramente raccapriccianti, nel senso che noi dopo le 4 del pomeriggio ci dobbiamo chiudere dentro, perché loschi personaggi di qualsiasi nazionalità si mettono qui, sostano, litigano, sono ubriachi, sono veramente pericolosi, si rendono pericolosi per chi passa, che ormai non passa più nessuno dei clienti. A raccogliere il grido d'allarme dei commercianti di questa zona di Pescara, Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, che definisce il fazzoletto di città in questione, composto da Via Quarto dei Mille, Corso Vittorio Emanuele, Via di Amicis, Piazza Santa Caterina, un quadrilatero da Far West. Residenti e commercianti, ma anche cittadini che transitano per lo shopping o il lavoro nel centro di Pescara, prosegue Pettinari del Movimento 5 Stelle, ci chiamano disperati per segnalarci situazioni al limite della decenza. Sì, questo è un vero e proprio Far West. Più volte l'abbiamo denunciato, ma adesso la situazione è veramente esplosiva. Siamo in pieno centro. Questo dovrebbe essere il bigliettino da visita della città, invece è una vergogna totale. Ogni giorno balordi, criminali, delinquenti, spacciatori di droga bivaccano di fronte a questi negozi, precludendo la possibilità ai cittadini onesti di accedere, di entrare. Quindi si rischia anche che tanti di loro dovranno chiudere perché non lavorano più con la crisi già della pandemia. Con queste persone fino all'altro giorno si sono massacrati di botte. Ci ha raccontato il titolare della gioielleria che schizzi di sangue, il sangue sulla vetrina. Voi potete immaginare, si contendono il territorio, ci sono bande che si contendono il territorio. Poi da qui ci si sposta a Piazza Santa Caterina, una piazza senza nessun tipo di controllo, dove si spaccia in pieno giorno, giorno e notte. E non solo, anche lì la situazione è pericolosissima, i residenti della zona non ce la fanno più, le donne hanno paura ad andare a parcheggiare perché la sera, quando inizia a calare il sole, quel parcheggio diventa terra di nessuno. Non solo qui, ci spostiamo all'area di risulta. Cosa chiedo io? Cosa ho chiesto e non mi danno? Cioè, due poliziotti, che siano due vigili, due poliziotti, due carabinieri, che possano fare una ronda appiedata in questo quadrilatero, ridare dignità a questo territorio e rimettere quel pattugliamento fisso almeno di un agente della polizia municipale, ma anche delle forze di polizia. Voi non ce la fate più, perché? Perché la situazione è drammatica, letteralmente drammatica. Ogni giorno, a qualsiasi ora, soprattutto nelle ore serali, si picchiano, si prendono a botte, urlano. Noi abbiamo anche l'attività, ovviamente dobbiamo tutelare anche tutti coloro che lavorano qui dentro. E il problema si fa grave perché abbiamo paura, quindi paura di quello che può succedere. L'altra sera ci stavano per rompere la vetrina, appunto tra due che stavano litigando. Diciamo che questa è una zona ormai abbandonata. Abbandonata al degrado, oltre che essere pericolosa per noi che siamo qui e per i nostri clienti che si rifiutano ormai di venire.